Refugees Welcome Italia Onlus, l'associazione che promuove l'ospitalità in famiglia dei rifugiati, ha voluto far sentire la sua voce dopo i gravi fatti di cronaca accaduti a Macerata. Crediamo sia doveroso, si legge nel comunicato stampa, raccontare la nostra Macerata, spesso lontana dai riflettori. In 2 anni di attività l'associazione ha lavorato per promuovere un nuovo modello di accoglienza e Macerata ha risposto in modo esemplare. Sono 4 infatti le famiglie della città che hanno deciso di aprire le proprie porte ad altrettanti rifugiati. Da Blessing, ragazza di 26 anni che partorirà la sua bimba a marzo, a Ture, rifugiato della Costa d'Avorio. Anche Brima, che arriva dal Ghana, ha trovato la sua famiglia maceratese e come loro Mamadou, del Gambia, che insieme a Luigi e la moglie Elvira hanno portato la propria testimonianza al recente convegno in occasione della giornata del migrante. Sei mesi fa il mio progetto d'accoglienza è finito, devo andare via, non ce l'ho famiglia qui, non conosco nessuno. Grazie a Refugees Welcome ho scritto nel loro sito che voglio vivere con famiglia italiana, mi piace stare qui in Italia, mi piace la cultura italiana, voglio stare qui. Loro hanno trovato famiglia. Luigi e Elvira. Sono stato con loro adesso quasi 6 mesi. Loro mi trattano come loro figli, mi vedono come loro figli, anche io vedo loro come miei genitori. Voglio ringraziare loro due, sono molto bravi. Mi fermo qui. Se mi hanno chiamato sul palco, la gente pensa che forse abbiamo fatto io, Elvira, mio figlio Marco, che adesso non c'è, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, oppure comunque di particolare. Ma in fondo non è così. Noi abbiamo fatto una cosa che possiamo fare tutti, potete fare tutti tranquillamente, una cosa semplicissima. Il mio augurio è che fra 1 anno, quando ci sarà la prossima giornata del rifugiato, tutti voi possiate stare qui con noi sul palco a raccontare della vostra storia di accoglienza.